Ciao a tutti ragazzi, come sempre un bellissimo saluto da Eric, il vostro barbaro, e oggi siamo qua e sono di nuovo a rispondere alle vostre domande. Eccoci qui, nuovo round di risposte alle vostre domande, telefono pronto per vedere che cosa avete chiesto l'ultima volta. Mi raccomando, se volete farmi delle domande, non dimenticate di scrivere qua sotto nei commenti e, perché no, vi metto anche il link del gruppo Facebook che ho creato dove si può interagire in maniera decisamente più diretta. E come sempre, se la vostra domanda non riceve risposta subito, è probabilmente per questioni di tempo o altro, quindi non demordete, in caso rifatela nei commenti e prima o poi arriverà la risposta. Comunque, non perdiamo tempo e dedichiamoci subito a vedere che cosa mi avete chiesto stavolta. Partiamo subito a vedere. Mi chiede Vincenzo Sciortino, abitué di questa rubrica, mi domanda che cosa ne penso delle granate nel soft air. Ne vorrebbe acquistare un paio perché penso che siano utili, ma preferisco chiederti consiglio prima. Allora, qual è il discorso delle granate nel soft air? Che sono tremendamente utili se si gioca in urbano e in CQB. Fanno veramente veramente una loro porca figura e possono ripulire una stanza e sbloccare le situazioni. Il problema, il motivo per cui non le uso, è innanzitutto che a fare i tiri a parabola io sono uno schifo, e numero due perché sinceramente le ho sempre visto un po' capricciose, sia a livello di tempistiche tra il momento in cui vengono armate, lanciate e in cui esplodono, e poi perché anche a livello mio personale non mi piace buttare via una guscio ed una boccetta di CO2 ogni volta che ne tiro una. Però a livello di gioco hanno decisamente decisamente il loro utilizzo. Andiamo avanti con le domande. Mirko De Zuliani mi chiede: come pensi delle repliche che sparano ad 1,8 o 2,5 joule? Penso che innanzitutto in Italia sono illegali, quindi per questioni di legge, per le repliche da soft air posso avere una potenza che raggiunge al massimo il joule a un metro dalla volata, quindi a livello di legge diciamo si può arrivare fino a un joule e uno, perché noi la misurazione di solito la facciamo allo spegnifiamma e al termine della canna, mentre in realtà dovrebbe essere fatta un metro dalla volata. Però in sostanza più di un joule le repliche sono considerate fuori legge e in seguito a controlli possono tranquillamente venire sequestrate o altro, quindi diciamo non penso che non dovrebbero circolare. A livello invece di gioco, visto che in altri paesi sono legali e utilizzabili, penso che regolamentate nella giusta misura e tutto quanto, penso sì che si possa arrivare a 1,5 anche 2 joule, però metterei la limitazione a seconda del tipo di replica, magari un cecchino bolt action o altro, solo il colpo singolo portato ai 2 joule, e a seconda del tipo di replica magari una quantità di potenza diversa consentita. Comunque permetterebbe così di avere veramente la differenza tra un bolt action e una SMG in termini di gioco. In Italia siamo decisamente fermi sul joule di legge, quindi il problema diciamo che non persiste. Allora, Fritz Software mi chiede se posso fare un video sulle mimetiche. Il discorso è che io gioco molto in urbano e non sono molto esperto in questioni mimetiche. Non potrei darti un video, un'esperienza soddisfacente, quindi almeno per un po' penso che non me ne occuperò. Se troverò qualcuno che è in grado di saperne molto o qualcuno che vuole scrivermi sotto nei commenti qualche suggerimento, qualche consiglio, non esitate a farlo, li leggerò più che volentieri. Allora, mi chiede Joe29, un altro abitué, se preferisco il FAMAS o l'M4 e se lo saluto. Ciao Joe, vediamo, preferisco il FAMAS, ma l'M4 è superiore. Mi spiego, al FAMAS ci sono affezionato, esteticamente mi piace di più,
una replica decisamente più particolare e secondo me con più personalità, quindi la preferisco. Oltretutto è un bullpup e mi permette di avere una piattaforma più compatta senza sacrificare lunghezza della canna e il calcio. La M4, beh, la M4 è la piattaforma più modulabile e personalizzabile che c'è in giro, quindi decisamente superiore se vogliamo fare una scelta. Grazie dettata da livelli di efficienza. Non perdiamo tempo, andiamo alla prossima domanda. Blackjack mi chiede: come posso iniziare a fare partite? Ho una SG e equipaggiamento adatto, ma avendo un suo amico che ci gioca, come posso trovare posti dove fare partite? Allora, semplice: internet, Facebook e Google. Io ho cominciato così. Siamo andati a giocare la prima volta soltanto io e Will, non ne sapevamo nulla, nonostante avessimo l'equipaggiamento. Will, per chi non lo sa, è insieme a Joe, il mio compagno di scuola con cui abbiamo il canale dello suo team, quindi non dimenticate di andarci a dare un'occhiata se volete tanti gameplay. Comunque, mi ho guardato su internet i campi che erano nella nostra zona, non quelli di associazioni, ma proprio dei campi attrezzati con anche noleggi e tutto quanto. Abbiamo chiesto direttamente a loro informazioni e ci siamo organizzati per presentarci e fare così la nostra prima partita. Su internet dovresti riuscire a trovare i campi presenti nella tua zona senza troppi problemi. Cosa migliore è contattarli, fare le giuste domande e vedere un po' come si gestiscono. Altra cosa può essere andare su Facebook nei vari gruppi e chiedere se qualcuno conosce dei campi in zona da te. Il consiglio che posso fare, e almeno che do personalmente, è quello, quando si comincia, di non partire subito con una SD o con un'associazione, perché sono dell'idea che sia molto meglio per ciascuno trovare prima il proprio stile di gioco e poi vedere con chi andare a giocare, dove andare a giocare e che tipo di gioco fare. Proseguiamo e mi domanda, andiamo a tornare indietro con l'ultima domanda di oggi, quella di Julius Mind, che mi chiede che cosa ne penso di fucili inculanti come Bolt o SRE. Allora, cosa ne penso dei tipi di fucile inculante, che sono molto molto fighi. I migliori ovviamente per me rimangono quelli a gas, perché il rinculo è più realistico e più secco e soddisfacente. Dei sistemi di rinculo elettrico penso che è comunque carino vedere andare avanti e indietro l'otturatore della propria arma e tutto quanto. C'è da dire una cosa: è un meccanismo in più. Quando c'è qualcosa in più che si muove, per quello che mi riguarda c'è sempre qualcosa in più che si può rompere, quindi un pochino la cosa potrebbe preoccupare, dare problemi. A livelli di gioco, vedere la replica che si muove in seguito ai colpi tirati può dare un pochino di difficoltà per la mira e ridurre l'accuratezza dei propri colpi. Quindi, se siete dei patiti delle prestazioni, una replica scarrellante e rinculante probabilmente vi dà un handicap più che un vantaggio. Se invece siete dei patiti del feeling e vi piace l'idea di avere la vostra replica che ogni colpo proprio vi dà la botta e il rinculo, è decisamente soddisfacente e divertente come cosa, e inoltre vi aiuterà quando poi passerete alle repliche a gas. Io ad esempio gioco parecchio anche con le pistole a gas e lì il rinculo lo si sente, ed non posso negare che infici un po' la precisione, specie nei tiri sul lungo, però la soddisfazione che dà quando si spara a vedere il carrello o l'otturatore della propria replica che fa avanti e indietro e vi dà il colpo, ne vale decisamente la pena per quello che mi riguarda. E queste erano tutte le domande. Se ne avete altre, non dimenticate di fare qua sotto nei commenti e di venire a trovarmi. Ormai avete sia Facebook col gruppo che vi linko qua sotto, che Instagram, dove posto un po' di foto delle mie armi, repliche, così magari alcuni non si offendono se le chiamo giuste, delle mie repliche, dei miei setup e insomma di un po' quello che mi pare. Dal vostro Barbo un salutone. Se vi è piaciuto il video, indicate di iscrivervi e mettere il pollice in su. Io ora vi saluto e direi proprio che ci vediamo alla prossima per qualche altro video. Dal vostro Barbo un salutone e ciao ciao.